Ci sarà Kent Ridge, cui l'orchestra di Lucerna ha chiesto un'opera ispirata alla decima sinfonia di Shostakovich, dove il russo fa i conti con lo stalinismo. Il programma si aprirà con la danza di Montalvo, non mancherà la tragedia, Ifigenia in Tauride, di Euripide, col figlio d'arte Jacopo Gassmann, mentre Elena Bucci e Chiara Muti, attrici, autrici e registe, incarneranno due regine vocate al potere. Mary Stuart ed Elizabeth Tudor. Questi sono i quattro titoli del prossimo Pompei Theatrum Mundi, dal 17 giugno al 16 luglio, che il direttore del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale, artefice di questa stagione estiva col Campania Teatro Festival, Ruggero Cappuccio, spiega. L'archeologia è una piattaforma sensuale perché è l'unico elemento carnale che ci ricolleghi all'antichità, al cosiddetto passato. Non abbiamo altro che le pietre per dialogare carnalmente con il passato. Tutto il resto sono saggi, sono filologie, sono ideologie, sono idee, scritture. Ma l'archeologia è davvero un elemento sensuale. Il teatro è un'audizione sensuale perché dentro il teatro viaggiano i suoni e i suoni raggiungono i nostri sensi e grazie a quei suoni entriamo in collegamento con il terremoto emotivo che l'antichità determina da millenni. Tutto ciò grazie alla collaborazione di Gabriel Zuck-Triegel, direttore del Parco archeologico di Pompei. Noi cerchiamo di essere un sito ovviamente globale, ma anche molto alla disposizione del territorio, della comunità, quindi questo rapporto con Napoli, con tutto il territorio, Salerno, tutta la Campania per noi è molto importante. Siamo molto felici di ospitare questa iniziativa importante che fa un po' un incontro tra archeologia, l'antico, il teatro, rivisto in una chiave contemporanea. E Cafiero De Rao, nuovo presidente del CDA, ricorda anche la sua funzione sociale. Per contrastare le baby gang, la cultura è l'arma più incisiva, perché si oppone all'ignoranza. L'unico strumento, e questo lo si è detto da sempre, che consenta di contrastare efficacemente queste forme di illegalità è ancora una volta la cultura e il teatro, ancor prima. Il teatro come manifestazione di cultura e determina un'interrelazione fra la scena e coloro che vi assistono.